Salve a tutti, benvenuti all'incontro numero 22 di Pagina Piegata Arte. Oggi sarà dedicato principalmente al colore bianco, al silenzio e al vuoto inteso. Con questo incontro vorrei concludere tre decenni in cui l'arte contemporanea era impegnata ad evadere la consuetudine, il classico, la bravura tecnica nella rappresentazione. In questo incontro voglio simbolicamente tirare una riga, una pausa e portare nella memoria il tempo dell'arte di questi singolari decenni di cui vi ho parlato fino adesso, ovvero dal secondo dopoguerra fino a metà circa degli anni 70, fine 60, metà 70. Per poter far questo ho bisogno di uno spazio bianco, neutro, o del silenzio, dove il colore bianco e lo spazio vuoto, che vedete qui a mio fianco, sono un nulla mentale per avere un affioramento e una riflessione su tutta l'arte fin qui fino ad ora di cui vi ho parlato. Il bianco è stato una luce primordiale, la luce del mondo, Big Bang, l'inizio dei tempi, è uno dei primi colori utilizzati nell'arte. Parto un po' da lontano. Dalla grotta di Lançon in Francia, contiene disegni di tori e di altri animali disegnati da artisti paleolitici, chiamiamoli artisti, ma era l'unico modo di esprimersi al tempo, non esisteva la scrittura e forse anche il linguaggio verbale era fatto di qualche suono o grugnito, come vogliamo ipotizzare, non possiamo saperlo. Parliamo quindi di 18.000-17.000 anni fa. Gli artisti paleolitici usavano anche all'epoca per comunicare su queste pareti delle grotte calcite o gesso, a volte come sfondo, a volte come punto culminante della comunicazione. Arriviamo noi, a noi, insomma, risaliamo il tempo. Antico Egitto, il bianco era connesso con la dea Iside, i sacerdoti e le sacerdotesse di Iside si vestivano solo di lino bianco ed era usato per avvolgere anche le mummie, per far sì che venissero conservate per un ipotetico passaggio in un altro mondo. Casa nostra, gli antichi romani avevano due parole per il bianco, albus, bianco puro, la fonte anche della parola albino, e candidus, origine della parola candela, e candida o candidato. È un bianco più luminoso, quindi identificato nella purezza, nell'essere persona di fiducia, candidata a un ruolo. Poi nella mitologia, l'unicorno bianco era un soggetto comune in molti manoscritti, quadri e arazzi della storia post-classica. Era un simbolo di purezza, castità e grazia, che poteva essere catturato solo da una vergine. Il bianco diventa il colore anche del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria nella religione cristiana. Più vicini ancora, dopo la Rivoluzione francese, è diventato il colore più alla moda nei costumi femminili, che sono stati modellati sugli abiti dell'antica Grecia e della Roma repubblicana. Il bianco era il colore universale della biancheria intima, maschile e femminile, e delle lenzuola nei secoli XVIII e XIX. Era impensabile avere lenzuola o biancheria intima di qualsiasi altro colore. La ragione era semplice, non era una ragione erotica, era funzionale. Il modo di lavare la biancheria in acqua bollente faceva svanire i colori che si usavano all'epoca, non certo stabili come quelli di oggi. Quando la biancheria poi, oltretutto, era consumata, veniva raccolta e trasformata in carta di alta qualità. Quindi c'era un riutilizzo, il bianco tornava con un altro scopo. C'è un altro simbolo del bianco molto molto positivo, la bandiera bianca. Simbolo della resa in battaglia, risale all'inizio del XV secolo e adottata, pensata ufficialmente, solo nel 1949.
dalla Convenzione di Ginevra. Il bianco adoperato in arte purifica il supporto, un qualcosa che fa emergere dei vuoti che hanno un valore primario. C'è una parola giapponese, ma, MA semplicemente, è un termine che può essere tradotto come intervallo, pausa o spazio vuoto fra due elementi strutturali. È un concetto estetico, filosofico, artistico, un po' difficile o quasi impossibile da definire con precisione. Un elemento implicito, ma è fondamentale in ogni opera d'arte. Solo grazie alla sua presenza, alla sensazione che noi abbiamo occidentali dello spazio vuoto e i giapponesi di questo concetto ma, che varie forme artistiche possono essere realizzate pienamente nel loro potenziale. È ricerca della bellezza in sé, come scopo. È importante il percorso, la via, ovvero il superamento della dualità di pieno e vuoto. Possiamo dire che il bianco è un vuoto pieno di senso. In Oriente il vuoto è considerato come la condizione a priori perché il pieno possa manifestarsi. Sembra banale, ma non è proprio così. Pensate anche alla musica solo tra una nota e l'altra, o nella scrittura tra una parola e l'altra. C'è uno spazio vuoto, è l'armonia che si manifesta, è il ma. Il piacere di creare la pausa. Noi usiamo le virgole, potremmo anche staccare le parole e creare la pausa in questo modo qui, però per praticità ci abbiamo messo la virgola. In architettura, l'archistar Le Corbusier, nato nel 1887 e se n'è andato nel 1965, utilizza il bianco in quasi tutti i suoi progetti per evidenziare i volumi dei suoi edifici. Arriviamo ai primi del Novecento nell'arte moderna, ovvero nelle avanguardie storiche. L'artista russo Kasimir Malevich, nel suo dipinto del 1917, Il quadrato bianco, fu una delle opere più rivoluzionarie e radicali dell'epoca, dove l'unica traccia che l'autore faceva emergere era la texture un po' della tela o forse l'espressimento del colore bianco che lui usava. Al fascino quasi mistico di questo colore, che poi rappresenta, lo sappiamo, o l'assoluto o il nulla o l'attesa, il vuoto, non resistono tutti gli artisti, quasi moltissimi artisti del Novecento. Pensiamo agli anni 50. Dipingeranno le rotelle in bianco uniforme, molti avviando così un processo che ancora oggi è visto dalla critica come innovativo, anche se sono passati già 80 anni, 70, perché è capace di portare alla luce l'interiorità più completa, elaborata e sistematica dell'artista. È uno spazio che aspetta, che attende. Vi parlerò di alcuni artisti contemporanei che hanno trattato in grande stile il tema, facendo così diventare parte integrante della loro opera. Uno dei primi è stato, oltre a Malevich, ma nel secondo dopoguerra, quindi nell'arte contemporanea, Robert Rauschenberg con i suoi White Paintings del 1951. Sono cinque opere costituite da un diverso numero di pannelli modulari, tutti dipinti in bianco con il rullo, quindi erano assolutamente impersonali, erano pannelli bianchi. Rauschenberg voleva, in tal modo, creare un oggetto che sembrasse immacolato. Vedete il ricollocamento anche con come ci si collega di nuovo con la Vergine Maria, con il Big Bang, l'inizio del tutto. Quindi un immacolato mai toccato da mano umana, nato interamente puro, sorta di opera minimale in anticipo sulla corrente minimalista che da lì a qualche anno sarebbe arrivata. L'influenza dei White Paintings di Rauschenberg
non restò confinata alle arti visive, ma per certi aspetti influenzò anche un musicista piuttosto conosciuto, che risponde al nome di John Cage. Cage, guardando queste opere e collaborando anche con Rauschenberg, ebbe l'idea del brano famosissimo 4 minuti e 33 secondi. Un brano del 1952, quindi White Painting era del 51. Lui questo brano lo fece nel 52, quindi collegato a livello di periodo, in cui il musicista restava seduto al pianoforte, sollevava il coperchio, ma non suonava. Questi 4 minuti e 33 erano divisi anche in tre parti, dove lui faceva solamente un gesto, come girare la pagina degli spartiti completamente bianchi, e la gente si chiedeva: ma cos'è? Ci costringeva all'ascolto del silenzio che non c'era, perché il silenzio assoluto è quasi impossibile da percepire, perché se noi siamo anche in silenzio sentiamo il nostro cuore che batte, il nostro respiro. A volte anche il rumore di budella, di stomaco, oppure il respiro del vicino, il colpo di tosse, lo scricchiolio di una sedia, lo sbattere di una porta, un'ambulanza che passa, un clacson. O in fondo alla fila di un concerto la gente che bisbiglia, ma non succede niente. Scherzo un pochino su questo fatto qui, però rende l'idea del silenzio che non c'è, o del bianco assoluto che non è vuoto ma è attesa. Lucio Fontana elaborava il bianco anche nei suoi quadri provocatori, famosi quelli dei buchi o dei tagli, perché il bianco faceva percepire i suoi tagli proprio come concetto assoluto. Quindi se non è bianco è un Big Bang, è un nulla, è uno spazio indefinito, tagliando la tela andava quasi oltre, al di là dell'immaginazione. Come proseguire? Ah, Piero Manzoni. Piero Manzoni ha lavorato sul bianco con tessuti e gesso, creando una superficie bianca ed elaborata che lui chiamava l'achrome, cioè privo di colore. Quindi il bianco assumeva una valenza concettuale di assoluto, di non colore, oltre il bianco. Quindi spazio e silenzio. Pensiamo proprio questa cosa, la sensazione di guardare queste cose, queste opere fatte da artisti importanti, molto molto riflessivi, speculativi, concettuali, che importanza ha uno spazio di movimento, una situazione che ti permette di pensare e di creare. C'è stato un artista che più che dipingere, un po' come ha fatto Fontana, Fontana è passato di là della tela, Enrico Castellani, che è nato nel 1930 e se n'è andato nel 2017, lui creava delle estroflessioni della tela, con dei chiodi la spingeva in fuori e degli altri chiodi la spingeva all'interno. Quindi creava un ritmo, come si può dire, un frame quasi, una testura, ecco, del colore bianco. Un altro che ha usato la materia è stato Alberto Burri. Lui ha creato i cretti, i famosi cretti, che ne ha creato anche uno gigantesco a Gibellina, in Sicilia, coprendo un'intera città dopo un terremoto, mantenendone le vie, però creando queste sorte proprio di crepi della terra, come quando c'è la terra arsa che si crepa. Questo è gigantesco e lui le crepe le ha fatte diventare le vie del paesino che c'era prima. Veramente visitare quell'opera di Burri penso che lasci ammutoliti, se vogliamo. Uno dei più prolifici autori di tele bianche fu anche Robert Ryman, 1930-2019. È un artista concettuale minimalista, nato a Nashville,
Realizzò decine di monocromi bianchi giocando sulla diversità delle cornici. Singolare questo. Allora, se noi facciamo uno spazio bianco quadrato, può essere rettangolare, in verticale, in orizzontale, piccolo, grande, questo spazio bianco condiziona, aspetta un contenuto diverso in base a lui come si propone. È un altro passaggio dell'arte. Vuol dire che lo spazio spesso condiziona il contenuto. Oltretutto, Riemann ha fatto anche un'altra cosa: ha allestito queste cornici vuote in pareti bianche, mettendole in varie posizioni, o allineate dal basso o dall'alto, o creando un ritmo su e giù. Pensate a questa parete che cambio ha avuto spezzettando gli spazi vuoti nel vuoto totale della parete. Sembra un po' strano. Arriviamo a Hiroshi Sugimoto, del 1948, fotografo e artista giapponese, rappresentante di una fotografia seriale ispirata all'arte minimalista e concettuale nella tradizione della sobrietà e della semplicità orientali, ovvero del Ma. Noto per il suo rigore nel riprodurre stampe minuziose in bianco e nero, che realizza con una tecnica accurata e sofisticata. Sugimoto evidenzia che siamo fatti di tempo, dove il tutto è compresente e finisce per dissolversi in uno spazio bianco. Ovvero, se noi alziamo anche nella macchina fotografica o nella cinepresa, andiamo in sovraesposizione, tutto diventa bianco, ci annulliamo, ma noi ci siamo però. Anche noi oggi spesso appendiamo ai muri, vediamo una riflessione che può essere collegata a Riemann e allo stesso tempo a Sugimoto, il piacere di sovrapporre certi scatti fotografici o di riempire i muri di casa nostra con cornici vuote. Vedete che ci ricolleghiamo a Riemann e a Sugimoto? Ho il piacere di molta arte informale e materica dove apprezziamo il muro bianco con scostamenti dell'intonaco. È il tempo che si manifesta in quel caso lì. Sono opere che non dicono tanto qualcosa in sé, ma che spesso provocano una reazione nello spettatore, in noi spettatori, che sia di rabbia, di indignazione, di spaesamento o abbandono. Non abbiamo più punti di riferimento, c'è uno spazio. Osservandolo si può imparare qualcosa. E sapete su che cosa? Su di noi. Questa è l'arte contemporanea. Nel prossimo incontro ritorna la figura umana, sia reale che rappresentata, ma ritorna in una forma diversa, non reazionaria, ma semplicemente diversa. Grazie all'ascolto, alla prossima. Ciao da Claudio Brunello.